Buonasera a tutti, mi ascoltate? Sì. Bene. Allora, intanto devo permettere, mi sento un pochino a disagio in mezzo a tanti archeologi, comunque ho scoperto che esistono, ci sono anche degli storici dell'arte, visto che Papa è andato via, gli archeologi che hanno tutto un lavoro vocabolario, per cui però ho imparato tante cose nell'ascoltarli nel corso di questa lunga maratona. Per quanto riguarda il museo, io ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutto il personale, perché si tratta di personale particolarmente preparato e soprattutto molto, molto signore, molto gentili. Io in realtà, quando ero funzionario della sovrintendenza, mi sono occupato solo nell'ultimissimo periodo di Grosseto. Io mi sono sempre occupato del Montamiata e di parte della Val d'Elsa. L'occasione di oggi mi consente, sarò brevissimo perché la giornata è stata particolarmente faticosa, quindi magari sarete anche un pochino stanchi come lo sono anche io, per stare attento a seguire tutte le varie produzioni. Dunque, devo parlare della mostra che si tenne a Grosseto nel 96, mentre il museo era chiuso, perché il museo rimase chiuso dal 92 al 99, come mi ha precisato meglio ancora Ceruzza. E quindi era tutto immagazzinato in via Inghilterra, c'era un grosso magazzino con tutti i reperti archeologici, ma anche parte delle opere d'arte di proprietà della diocesi, perché il museo di Grosseto ha naturalmente la parte della diocesi, che è una convenzione all'interno di una convenzione, cioè la sovrintendenza ha dato sempre il suo favore e avallo a questa convenzione tra il comune, sovrintendenza e curia, che non è la prima volta, si fa spesso ed è un ottimo sistema, perché così il museo di Grosseto si può cominciare dal periodo più antico e man mano e si arriva fino al Novecento, fino a opere che vanno poco tempo prima di noi, diciamo la verità. Ecco. Ora, come nacque l'idea di questa mostra? La Cattedrale di San Lorenzo a Grosseto, arte e storia dal XIII al XIX secolo. Ci fu una riunione in curia con l'allora vescovo di Grosseto, Monsignor Scola. Erano presenti, ora Cencioni è andato via, c'era Cencioni, c'era il compianto Ottolini, c'era Donnelli, c'era il sovrintendente Santi, c'ero anch'io. E nacque l'idea appunto di celebrare il 7° centenario della fondazione della Cattedrale di Grosseto. Dobbiamo tenere presente che studi e mostre precedenti erano avvenute in tempi piuttosto remoti. Penso alle mostre del Carli, che furono i dipinti senesi nel contrado del Contado e della Maremma del 55, della mostra del 64, arte senese della Maremma maremmana. C'era poi stato uno studio particolareggiato sul Duomo di Grosseto da parte della compianta Anna Rosa Garzelli, saggio di storia di architettura. C'era stato anche nell'80, nell'ambito della mostra sui Medici, l'anno dei Medici, una rassegna sui Medici dello Stato senese, ma questa non riguardò le opere d'arte che conservate a Grosseto e in Maremma, ma soprattutto riguardò il territorio e la funzione dei Medici, cosa fecero dopo la conquista dello Stato senese, perché Grosseto, come sapete, prima era sotto il dominio senese e poi venne acquisita dai Medici. Questa mostra fu un'importante palestra, diciamo, per giovani restauratori che poi entrarono a far parte alcuni delle sovrintendenze e anche restauratori meno giovani, insomma, già esercitati e bravi. Poi io penso c'era Cristina, io mi ricordo benissimo, e nonché Simona Pozzi, che ancora non era in sovrintendenza, come lei stessa ha detto. Nella preparazione di questa mostra ci fu una grossa serie di restauri di opere d'arte che si trovavano, che erano patrimonio della curia, ma insomma che erano al museo diocesano, all'interno del MAM, del vecchio museo che non si chiamava MAM, come si chiamava, non lo so. Ecco, questi restauri, in particolare io volevo citare i restauri che riguardarono gli angeli e i puttini e i cherubini del distrutto altare della Madonna delle Grazie. Noi sappiamo tutti che nell'Ottocento, secondo quella moda venuta dal nord Europa,
con delle radici romantiche, il cosiddetto Gothic Revival, se vogliamo, che in Inghilterra ha un motivo di essere, da noi ne ha molto meno, perché il nostro patrimonio, lo sappiamo tutti, è una sovrapposizione di opere d'arte dal paleolitico, dal neolitico, che so io, fino ad oggi. Se noi distruggiamo un altare barocco, abbiamo distrutto parte della nostra storia. Quello che rimase dell'altare, quello che è rimasto dell'altare della Madonna delle Grazie, un altare costruito apposta in periodo barocco per conservare la tavola di Matteo di Giovanni, quello che è rimasto sono degli angeli e dei cherubini, degli angioletti, chiamateli come volete, e tra l'altro si recuperò una statua che si trovava nel cortile della curia, dietro la curia, no? Dietro il Duomo, sotto un albero che aveva provveduto bene a buttare tutte le sue, in caso di pioggia, ora non ricordo che albero fosse, a sporcare insomma questa bella statua dei Mazzuoli, statue barocche berniniane, un altare era molto alla Bernini. Del resto i Mazzuoli discendono dalla bottega del Bernini, hanno lavorato anche a Roma. Insomma, queste opere vennero tutte ripulite. Ci fu dei momenti di discussione sui restauri, il che mostrò come il mondo archeologico, il mondo storico-artistico, alle volte non è che vadano molto d'accordo, anzi non ci vanno per niente. Perché c'era una concezione di c'è una concezione di restauro, non lo so se c'è ancora, perché io non ho più poi lavorato insieme agli archeologi. C'era una concezione diversa su come restaurare, come ripulire. Adesso Cristina mi guarda, perché lei è stata una protagonista principale della querela sul restauro. Quanto andava approfondita la pulitura, cioè la questione era quanto mantenere o meno la patina del tempo, questa mitica figura, diciamo, come dire, questa presenza che c'è presso gli storici dell'arte. Non so quanto c'è tra gli archeologi, in quel momento sembrava ce ne fosse di me, non lo so. Ma questi sono dei vocabolari diversi tra storici dell'arte e archeologi. Anche oggi che vi sentivo parlare, io non è che coglievo tutto, cioè io capisco fino a un certo punto, ho dato un esame di storia di archeologia con Carandini, quindi qualcosa la so, un poco, ma la so. E quindi non arrivo proprio a cogliere tutto, però ho trovato tutto molto, molto interessante. Un altro restauro, dunque, restauri furono molti e tutte queste opere restaurate poi sono tornate al MAM, si trovano all'ultimo piano, il museo era in ristrutturazione, ma erano state la Celuzza, Maria Grazia aveva anche ripensato il modo di esporre. Non a caso venne fatta una sala apposita per le oreficerie, le cosiddette erroneamente arti minori, che è una sala soft, diciamo, come illuminazione, ma che mette bene in risalto il patrimonio di oreficerie della Curia Grossetana, veramente interessante. Pensiamo al reliquiario di San Lorenzo, al calice napoleonico, ecco, del Famechon, un oggetto abbastanza interessante, se vogliamo, per la storia che c'è dietro, più che come oggetto. Dicevo, un altro restauro, ad esempio, che però non fa parte del museo, sono gli angeli portacandelabro che ora si trovano nella cappella del Crocifisso, i quali avevano due strati di ripintura, erano stati trasformati in statue simil marmo, una prima, e poi trasformati in statue simil bronzo, con apposito, ovvero tinture. E invece si scoprì con un restauro che quello che sono adesso, cioè una veste dorata e un incarnato realistico, fatto da Righetti. Questo Righetti aveva una bottega, una ricca bottega, che fornì l'arredo ligneo di tutta la cattedrale. Ora tante parti si saranno sicuramente perse, altre ci sono ancora, pensiamo ai reliquiari seicenteschi. Ora io sarò velocissimo. Quello che voglio dire è che
visto i lassi di tempo di tutte queste mostre storico-artistiche, non sarebbe male, poi ci sono state tutte quelle che ha fatto Papa, non sarebbe male ritornare sull'argomento e fare delle mostre sul collezionismo in Maremma, studiando i personaggi, partendo da Kelly, eccetera, passando anche a arrivare fino a Luzzetti e in questo modo darsi un po' un'idea. Pensavo anche a Monsignor Luciani, che Maria Grazia conosce molto bene, questo prelato di Santa Fiora, che ebbe degli scambi con Grosseto. Concludo dicendo perché sono qua. Io rappresento la ex sovrintendenza, cioè non rappresento l'attuale sovrintendenza, ci tengo a sottolinearlo, perché la riforma Franceschini, no, io voglio essere polemico, la riforma Franceschini è stata per noi veramente un colpo mortale. Quindi voi immaginate il quadro di Bruegel, la parabola dei ciechi che si trova a Capodimonte, questi ruzzolano e in testa c'è il ministro, e se voi guardate bene riconoscerete un archeologo, uno storico dell'arte, un archivista, un bibliotecario, un funzionario amministrativo, un custode. Con questo concludo.